Presidente, quanto è importante fare sinergia? Tantissimo, e su una emergenza come quella del lavoro più che mai. Adesso anche i sindacati, che ringrazio, si sono resi insieme a noi disponibili a fare delle azioni congiunte per sbloccare questa situazione diventata insostenibile, intollerabile per quanto riguarda le autorizzazioni in materia di attività di impresa. È vero che c'è un'emergenza ambientale, però è anche vero che bisogna continuare a fare impresa sostenibile, ed è quello che sia il sindacato che i lavoratori vogliono e che gli imprenditori vogliono fare in maniera congiunta. E quindi abbiamo deciso di scrivere due missive, una al Presidente del Consiglio affinché attraverso il MISE e il Ministero dell'Ambiente riattivi quella famosa cabina di regia, ormai istituita da più di 2 anni ma senza nessun esito, in materia di SIN Valle del Sacco. Bisogna in qualche modo accelerare, creare delle procedure, delle linee guida che noi stiamo attendendo e non sono mai arrivate. E in più anche fare una riflessione sulla riperimetrazione, perché dai dati che abbiamo sembra che appunto a distanza di un chilometro magari dall'alveo del fiume non ci sia questa situazione prospettata così all'inizio. È il momento di andare a rivedere e riaffrontare questa situazione che sta bloccando le imprese. L'altra missiva è per il governatore del Lazio Nicola Zingaretti affinché anche in tema di autorizzazioni si prenda una linea, o ripotenziare gli uffici della provincia finanziandoli e fornendoli di personale qualificato per smaltire innanzitutto l'arretrato e poi gestire l'ordinario, o riprendere direttamente queste autorizzazioni e da farle direttamente da parte della regione. Quello che è sicuro è che noi non possiamo più aspettare, perché il lavoro è una priorità e non ci si può ridurre in questo modo a non avere delle risposte in una che dovrebbe essere appunto, cioè una zona di alto valore produttivo, e stiamo perdendo tutte quante queste potenzialità. Di nuovo tutti insieme, organizzazioni sindacali e un'industria, per chiedere a tutte le istituzioni un cambio di passo rispetto a questo territorio. Noi siamo in un territorio dove c'è l'area di crisi complessa, in un territorio dove abbiamo anche l'inquinamento della Valle del Sacco, e purtroppo questo presuppone l'ultima cosa, l'inquinamento, che le autorizzazioni sono tutte bloccate. Qui c'è un rimpallo un po' da istituzione tra il Ministero dell'Ambiente, Regione, Provincia. Noi non ci possiamo più permettere di stare in attesa, quindi chiediamo, nei prossimi giorni produrremo anche un documento, chiediamo a tutte le istituzioni di aprire il tavolo, la cabina di regia che era prevista anche quando si è fatto il protocollo del 2018, sono stati fissati 54 milioni per il risanamento e la bonifica, di aprire il tavolo della cabina di regia in modo tale che si possa discutere e capire come si può fare sviluppo sostenibile per il territorio, ma soprattutto per quanto riguarda noi una sana occupazione, proprio perché la seconda cosa che dicevo prima era relativa all'area di crisi complessa. Siamo in un territorio che ha avuto una devastazione di chiusura di aziende e quindi siamo in ritardo rispetto a tantissimi altri zone e territori d'Italia che competono con noi per molte cose, quindi dobbiamo sicuramente trovare il modo per stringere un po' le istituzioni a un tavolo per trovare le soluzioni. Quanto sono importanti incontri come quello di oggi? Ma sono importantissimi, soprattutto perché la prima esigenza, chiamiamola un'esigenza primaria, sia quella di a questo momento definire le competenze in modo chiaro, in modo che non si creino giochi di ruolo, soprattutto perché questi piccoli, questi contrattempi non sono assolutamente a favore del territorio, in particolar modo della sociologia che sta vivendo negli ultimi tempi, un po' come tutti, però noi in particolar modo stiamo soffrendo come territorio le esigenze, le conseguenze della crisi economica un po' generale. Quando abbiamo aziende che vogliono e danno la volontà a venire a investire o voler continuare a mantenere i propri investimenti, ad espandere gli investimenti sul territorio, e si creano delle situazioni che sono dei rimpalli di responsabilità fra la regione, la provincia e altri organi, purtroppo non beneficiano a favore di quelle che sono le intenzioni reali dell'imprenditore. Ecco perché questo credo e spero sia il primo importante e concreto passo per cercare di definire e chiarire una volta per tutte le competenze, soprattutto in materia ambientale, in materia di concessioni e quant'altro. L'obiettivo è di mettere finalmente in luce le problematiche che ci sono.
dal punto di vista progettuale di questa problematica che si trascina da troppo tempo. Un progetto parte con l'analisi dei requisiti e questa è stata fatta, quindi ci sono delle fasi che comunque bisogna solo raccordare e vedere alla luce della nuova situazione come aggiornarle. Per questo serve una cabina di regia, altrimenti un progetto non ha né inizio e non ha nemmeno una fine. Quindi vediamo oggi che cosa si può ottenere tutti insieme. Penso che siamo arrivati a un punto che di non ritorno. Non è possibile che si possa continuare su questa strada, troppo lungaggini nel rilascio delle autorizzazioni. Molte aziende cominciano a pensare seriamente di dirottare gli investimenti su altri territori. A questo punto noi alziamo ancora di più la voce e siamo disposti a non fermarci a questa iniziativa di oggi. Siamo determinati ad andare avanti perché non vogliamo che i danni che si stanno facendo in questa fase ce li portiamo avanti per i prossimi 100 anni. Grazie.